Ciao a tutti ragazzi, sono Shadow e rieccoci qua su The Binding of Isaac e oggi premerò random per Eve. Quindi vabbè, non sto a rispiegare Eve perché dovrebbe essere chiaro a questo punto, dato che siamo tipo a 37 episodi con questo. Ma la spiegherò comunque perché lo faccio sempre. E Eve inizia con War of Babylon, che ci aumenta il danno e la speed quando arriviamo a mezzo cuore rosso. E inoltre inizia con Deadbird, che è un uccellino che farà danno ai nemici e si attiverà solo quando verremo colpiti in una stanza per la prima volta e durerà solo per quella stanza. Eve ha più speed rispetto ad Isaac e ha anche meno danno, non ricordo esattamente quanto in meno, ma ce n'ha di meno. Mi sembra un 10% in meno, più o meno, dato che ci siamo in tema. Quindi ok, a parte queste robe, finiamo di esplorare il piano. E nella prima item room abbiamo trovato Ghost Baby, che non è uno dei familiari migliori di sto gioco, ma è comunque qualcosa. E come dice il nome, Ghost spara delle lacrime spettrali che quindi possono attraversare rocce o ostacoli vari. E sono abbastanza utili le lacrime spettrali, ma verso la fine del gioco, non all'inizio. Però dai, il danno extra fa sempre comodo, dato che Eve inizia con meno danno. Vabbè, Duke of Flies è anche un boss molto facile, quindi non dovrebbe essere un problema. L'unico problema è che uccidiamo le mosche in due colpi e non in uno, come a differenza di Judas o anche di Isaac. No, Isaac le one shotta? Non mi ricordo. Può darsi. Quindi Soul Heart, e mi sono dimenticato di dirvi che Eve ha un 10% extra di probabilità di trovare Soul Hearts. Proprio perché una delle tattiche più efficaci con Eve è abusare i Soul Hearts, la Polar di Invincibility e la sua forma da War of Babylon. Quindi, come dico sempre, per le mosche state sul muro in alto per evitare i danni, dato che non possono prendervi. Qua c'è una Tinted Rock, ma non ho bombe. E qua possiamo abusare Ghost Baby. Because I can, praticamente. Ok, avevo chiesto una bomba. Grazie, gioco. E anche Small Rock. Ottimo. Small Rock è un damage up di 1. Quindi uno dei migliori damage up. Chocolate Milk. No, guarda, non lo prendo mai, ma lo prenderò stavolta, tanto per prendere una volta in qualcuno dei miei video. E sarà una palla assurda per me fare la run, perché mi tocca cliccare ogni volta il tasto per sparare. E alla lunga diventa abbastanza palloso. L'unico lato positivo nel prendere Chocolate Milk è che aumenta il rate of fire delle lacrime. Quindi vabbè, oggettivamente abbiamo un DPS maggiore, cioè damage per second. Allora, lo shop lo potrei visitare, ma non lo faccio finché non ho 15 centesimi. E mi scuso in anticipo se sentirete sbatacchiare sulla tastiera, ma non penso lo sentiate. Boh, non so, ditemelo nei commenti se si sente. Almeno non lo sento io, ma ho le cuffie, quindi non lo so. Ok, quello ha deciso di suicidarsi, va bene. Questo è Telepills per la Emerald Room. Beh, abbiamo saltato un boss e una Devil Room assicurata. Però ci abbiamo uno sbotto di centesimi. Daddy Longlegs, che è un ottimo special item. E un Soul Heart e una bomba. Brother Bobby non lo compro perché fa schifo come familiare, quindi possiamo andare. Peccato per la Devil Room e per l'item del boss alla fine. Ok, possiamo vedere cosa c'è qua.
Steam Sale non mi interessa, quindi ricomprerò la chiave. Ok, quindi visto che abbiamo un piano Excel, ci saranno due item room, uno shop e due boss. Solo una chance di prendere il patto col diavolo, cioè nel secondo boss. Qua ci abbiamo Mostro Stut, che spawna mostro e fa danno ai nemici. E non è buonissimo come space bar item, ma è l'unica scelta che ho per il momento, quindi non posso prendere altro. E invece Daddy Longlegs, che abbiamo preso nell'Hime Error Room, spawna la zampona di Daddy Longlegs, appunto, per danneggiare i nemici. È uno dei migliori item passivi, secondo me. E con passivi intendo familiari. Sì, può essere considerato un familiare, anche se non è proprio un familiare che ti segue, cioè, visibile. Però possiamo vedere l'ombra, quindi dai, un minimo di visibilità ce l'ha anche lui. Tanto qua due soul hearts, ottimo. E i ragni, vabbè, non mi interessa. Abbiamo guadagnato un soul heart nell'entrare in quella curse room, quindi va bene. Questo è The Empress. Ok, ha lo stesso effetto di War of Babylon, che non abbiamo per il momento. Cioè ce l'abbiamo, ma è inattivo. E visto che un piano Excel, mi converrebbe andare a cercare la seconda item room per avere appunto più power up per i boss. E la secret room mi sa che non la cerco neanche, perché nei piani XL è un suicidio cercare la secret room e super secret room, perché ci sono fin troppe opzioni dove potrebbe essere. Quindi tanto vale, mi risparmio le bombe che ho guardato solo adesso, non ho. Però sto trovando uno sbotto di chiavi, quindi va bene in un certo senso. Qua ci abbiamo dei soldi. Ok, quindi quella era una telepills. Allora, intanto prendiamo Sister Maggie, che è un ottimo familiare, perché c'ha delle lacrime che fanno un danno assurdo. E spara anche abbastanza veloce. Quindi vabbè, prendiamo le telepills, ma non le userò subito. Anzi, se possibile me le terrò per la battaglia di mamma, ma mi sa che le userò prima, perché di solito le uso sempre prima, specialmente se trovo qualcos'altro di importante, in quanto o pillole o tarot card o carte da gioco. E non esploro tutto il piano, tanto non è che ci sia chissà cosa da trovare. La secret room non la voglio trovare, quindi possiamo iniziare a battere i boss. E Mostro Stut me lo lascio per il secondo boss, per avere più chance di non prendere danno da cuore rosso. Anche se, è un po' difficile prendere danno da cuore rosso, specialmente con tutti i soul hearts che ho. E mi servirebbe qualche damage up, perché finora ho preso solo Small Rock e sto facendo un aranco ai familiari, praticamente. Ok, health up. Secondo boss che è... Hip, ok. Ok, abbiamo tolto quasi metà vita tra il piedone di coso di Daddy Longlegs e Mostro 2. Cioè, mostro normale, scusate. Ok, quindi Devil Room. Prima prendiamo l'health up e vediamo un po' cosa c'è. Allora, The Mark si prende, perché ci dà un altro damage up che avevo chiesto tipo 5 secondi fa. E ci dà anche un soul heart per compensare. E il chiodo però non lo prendo, perché nonostante sia... No, però aspetta, lo potrei prendere. Sì, dai, prendiamolo. Tanto in Star Run prendo tutte le cose che non prendo mai, quindi tanto vale, prendiamo anche il chiodo. E il chiodo, quando lo usiamo, ci dà un soul heart, ci trasforma in un demone del genere e ci permette di camminare sopra le rocce spaccandole. Quindi è molto buono se... Per esempio nel The Womb, per spaccare le rocce così. O anche per i soul hearts.
Quindi vabbè, andiamo. Non c'è altro da fare sto piano. Ah già, potevo andare nella boss challenge room. Ci ho pensato quando ormai ero di sotto. Vabbè. Ok, qua sono in trappola. No, scherzavo. Bomba di qua. Anche perché non so perché l'ho fatto. Matchstick aumenterebbe la probabilità di drop delle bombe. Per il momento mi fa comodo, quindi lo prendo. E comunque ho preso The Nail semplicemente perché con Eve è un'ottima cosa avere solo Soul Arts. Quindi è un item che mi dà un casino di Soul Arts quando lo uso. Cioè un casino, me ne dà uno per volta, ma lo posso usare tante volte perché si ricarica. E mi diminuisce la vita di 2. Quindi se in questo piano prendo un El Tap e un'altra Devil Room, posso azzerarmi la vita rossa e avere solo Soul Arts. E quindi avere la War of Babylon attivata, che sarebbe un altro damage up che, come ho chiesto nel piano precedente, mi servirebbe. Cioè come ho detto nel piano precedente. Quindi lo shop potrebbe contenere grid, ma non lo so. Quindi per il momento aspetto. Allora, l'item room potrebbe essere di qua. Sì, infatti. Quindi qua abbiamo il rosario che mette 7 volte la Bibbia nella item room. No, nella shop room pool. Cioè nella pool dello shop. Quindi intanto prendiamo il Bloody Penny. No, perché mi serve il Bloody Penny. Riprendiamo il matchstick. Il Bloody Penny spawna mezzo cuore o un cuore ogni volta che prendiamo dei centesimi, ma ha un 50% di probabilità di attivarsi, e dovrei utilizzare di più The Nail semplicemente per farmare i Soul Arts. E se Grid non è in questo shop, allora vuol dire che è nello shop successivo. Quindi visto che abbiamo finito gli shop, potrei anche prendere il Rosary che mi dà altri 3 Soul Arts. E in basso a destra dirà Fate Up, ma in realtà non aumenta le probabilità di spawn di una Angel Room. È semplicemente una scritta così, tanto per scrivere qualcosa. Dato che scrivere ti aggiungo la Bibbia 7 volte nell'item room pool era troppo lungo. Nella shop room pool. Maremma, mi sto confondendo un casino durante sta run. Ok, te puoi morire così. Ok. Eternal Art, sì, va bene. Tanto basta una Devil Room per levarmi tutti questi cuori rossi. E l'Eternal Art ci darà un El Tap quando lo porteremo al piano successivo. Ok, un'altra chiave. Non che mi serviva, però non fanno mai male le chiavi. Qua c'è una Golden Chest. Golden Chest. Ci penso dopo. Dato qua c'è Pride, ed ecco perché non c'era Grid nello shop. Quindi al prossimo piano è sicuro al 100% che Grid sarà nello shop. Allora, la Golden Chest potrei entrare, prendere quello che c'è nella Golden Chest e poi usare le Telepills per uscire. E la Mirror Room non so se si può trovare più di una volta in una run sola. Quindi per sicurezza batto prima il boss e poi faccio sta roba delle telepills. E però sto pensando se mi convenga farlo, perché al prossimo piano potrei prendere la Devil Room a mamma. E quindi potrei avere una chance in più del fatto col diavolo. Allora ragazzi, facciamo così. Se in questo piano prendo una Devil Room, allora userò le telepills nella challenge room. Se invece non prendo una Devil Room, quindi avrei più chance di prenderla al piano successivo,
Non userò le telepills adesso, ma le userò al piano successivo per la battaglia di mamma. E ho preso un casino di danno in sta stanza, non capisco perché. Cioè, è abbastanza semplice come stanza. Ok, una bomba per tre bombe, va bene. Ok. Oh, Gish è l'ennesimo familiare ottimo di questa run. Quindi, ok, questa è una run di familiari, ragazzi. Ah, e come vedete la zampa di Daddy Longlegs si è trasformata nella zampa di Triacnid. E questo lo fa soprattutto nei boss. Aia. No, non mi ha colpito. Ho detto aia prima di ricevere il danno, però per così dire. Cioè, pensavo di essere colpito, invece no. Ok. Quindi niente Devil Room, vuol dire che le telepills sono per il prossimo piano e possiamo andare. Comunque Little Gish spara lacrime che rallentano i nemici. Adesso ci abbiamo tre familiari, quattro se includiamo anche il Deadbird, che non è un familiare, però è comunque un nostro schiavo che aiuta a far danno. Quindi possiamo considerarlo un familiare. Poi siamo dei nail per le rocce, per prendere questa chest. E anche perché mi piacciono i soul arts. Sì, se magari non li spreco così. C'è il chocolate milk che mi sta incasinando, perché non solo devo pensare a schivare le lacrime, ma devo anche pensare a spammare il tasto. E non sono abituato su Binding of Isaac. Cioè, sono abituato a farlo con il mouse, sto lavoro di spammare i tasti, non con la tastiera. Cioè, sì, vabbè, anni di Pokémon insegnano anche a spammare sui tasti, però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, Infestation ci farà spawnare mosche ogni volta che vediamo colpiti. E queste mosche faranno il doppio del nostro danno, ovviamente, come tutte le mosche che spawniamo. Quindi una bomba per una chiave, volentieri. E devo trovare un modo per levare il matchstick, perché mi sta facendo spawnare troppe bombe. E aumentando lo spawn delle bombe, di conseguenza diminuisce lo spawn delle chiavi. Quindi me non so se convenga molto questo scambio, ecco. Comunque lo shop non lo apro, perché come ho detto nel piano precedente c'è Grid per forza. E non mi interessa combattere Grid. E in ogni caso preso il rosario, quindi ci sarebbe la Bibbia molto probabilmente. Ok, qua era quasi sicuro prendere danno, almeno dalla posizione che avevo preso. Quindi no, non c'è altro da fare sto piano. Proviamo una bomba per la secret room qua. No. E allora proviamo di qua. No. E allora proviamo di qua. No, ok, allora è dall'altra parte. Dovrei esplorare a giro. Beh, sì, dai, tenendo conto che c'è The Nail che mi dà altri soul arts, sì, dai, perché no. Ok, bomba che non posso prendere in nessun modo. Ah, ma qua continua di un casino il piano. E ora che ci penso, cosa ci potrebbe essere di utile? Nella library troverei comunque un libro che è inferiore a The Nail. Quindi non so quanto mi convenga, ecco.
Però ecco, adesso che ho esplorato un minimo, so che la secret room è qua, per forza. Vale. Ed è c'è super grid. Quindi se c'è super grid nella secret room, vuol dire che nello shop non c'è grid. Perché se c'avete un mini boss nel piano, nello shop non può esserci grid. Quindi possiamo prendere la Bibbia praticamente. No! Oddio! Cioè, quando c'ho Isaac non lo prendo mai, un item del genere, tipo l'habit. E invece adesso che c'ho anche la Bibbia nello shop, vabbè, lasciamo perdere, vai. E però Bibbia più Nail non è che mi interessi molto come combinazione, perché siamo invincibili praticamente. E invincibilità vuol dire noioso. Quindi vabbè, non userò in modo ottimale The Nail. Lo uso giusto stavolta per spaccare un po' di rocce e levare un po' di rompimenti di palle. E non dovrebbe aumentare il danno The Nail. Ci fa solo camminare sulle rocce. Ok, non uso dei nail per non rovinare, cioè non avere l'invincibilità, perché non la voglio. Usiamo la telepills per vedere se c'è una devil room in questo piano. Ok, niente devil room, quello non c'ho speed up, quindi non lo voglio. E possiamo andare. Quindi appena trovo uno space bar item migliore, cioè migliore, meno lamero, allora cambierò The Nail. Sempre se ne trovo un altro di space bar item, perché a questo punto del gioco è un po' difficile trovare gli space bar item. Però non è impossibile, ecco. È sempre una chance. E vorrei anche avere la polare di invincibility, già che ci siamo. The Eremit è un teleport random, quindi non mi interessa. Qua non mi interessa, siamo dei nail solo per le rocce. Ok, library, perfetto. Se almeno non possiamo abusare del The Nail, state a vedere, come minimo il gioco mi dà due volte il Book of Revelations, che ha lo stesso effetto di The Nail che ci dà il Soul Art. E il Book of Revelations c'è, ovviamente, quindi lo userò. No. Voglio combattere un Horseman? Sì, perché voglio avere solo Soul Arts, quindi... Questi qua me li levo con un patto del diavolo. E l'horseman mi dropperà il cubo di carne o il pony. E quindi sì, ok. No, non ho bisogno di health up dal boss. L'unica cosa di cui ho bisogno è una devil room, urgentemente. Così almeno posso finalmente levarmi questi due cuori, avere polar ed invincibility e avere una run un po' più decente, ecco. Non che stia andando malissimo la run, anzi sta andando molto molto bene. E Book of Shadows ci dà 10 secondi di invincibilità quando lo usiamo. Quindi è, a mio parere, il libro migliore insieme a Book of Revelations. E anche Book of Belial non è mica male. Ok, la curse room non mi tenta più di tanto, perché costa un cuore, dato che dal The Womb in poi tutti i nemici e tutto in generale farà un cuore di danno e non mezzo. Quindi ok, e devo stare più attento con la mia vita. Lo dico sempre ma non lo faccio mai.
Quindi sarà anche il caso di iniziare a farlo. Aia. Ok, boss che è death. Perfetto, perché poteva capitare anche Conquest. E quello mi avrebbe fatto un bel po' di casino, dato che Conquest è uno dei peggiori boss che possiate mai battere. Non tanto perché è difficile, ma perché è molto bastardo nei suoi attacchi. C'ha l'attacco che fa 4 cariche, le palle a ricerca che rompono abbastanza le palle, tanto per rimanere in tema. Ok, perfetto. Devil Room c'è. Adesso devo sperare in un patto decente che costi 2 cuori. Non costano 2 cuori questi patti. Allora, altri patti col diavolo non li posso prendere. I 25 centesimi non mi servono a niente, quindi potrei anche rubarlo col Book of Revelations, col Book of Shadows, scusate, ma non vedo la necessità. Prendiamo il Book of Sin, tanto per levare un cuore. Lo usiamo per un centesimo. Stavo sperando in qualcosa di decente, ma niente. E a sto punto possiamo farci un giretto gratis nella Curse Room, perché useremo il Book of Shadows per entrare e The Eremit per uscire. Ok, anche la Curse Room ha deciso di non aiutarci. E The Eremit teoricamente vi dovrebbe trasportare allo shop, ma dato che non ci sono shop dal The One Bit Boy, vi teletrasporterà in un punto random della stanza, cioè del piano, scusate. Quindi possiamo andare. Questa pillola non la conosco ed è un range up. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Anche se un po' mi dispiace aver abbandonato dei nail, perché sto iniziando a levarmi tutta la vita pian piano. Cioè, involontariamente, però me la sto levando, non esiste nemici. E dato che è un casino di familiari, Isaac e Blue Baby saranno due battaglie molto toste. Quindi non ho idea se la run andrà a buon fine. Ma andrà a buon fine perché lo dico io. No, scherzo, perché andremo da Sheol, data la situazione vita di adesso. E dato anche che non batteremo Isaac e Blue Baby, ma batteremo Satana. E quindi i nostri familiari saranno leggermente più decenti. Comunque, The Virus che ho appena preso dà danno velenoso al contatto, che combinato con Book of Shadows è ottimo. Perché non mi sono scansato? Non lo so. Ok, sarebbe il caso di usare un po' di più il Book of Shadows, però non lo voglio sprecare queste stanze perché sono abbastanza facili come stanze. Però allo stesso tempo ci sto prendendo un casino di danno, quindi sarà meglio usarlo un po' di più. Ok, questa è fattibile. Boom. Un altro Soul Art, grazie probabilità extra di Eve. Questa ce la facciamo col Book of Shadows. Ok. Ok, posso usare una bomba per vedere cosa c'è qua. Gotuf non mi interessa, aumenterebbe la speed. Qua c'è un bagger e lo voglio giocare, quindi facciamo
Così. Demeter. Ottimo item da prendere con Eve, dato che i Soul Hearts sono praticamente la sua vita. Quindi boss. E qua mi servirebbe però il Book of Shadows, esatto. E ce la possiamo fare con le bombe, perché con quel matchstick ne ho accumulate un casino. Devo spammare più veloce il tasto per il chocolate milk. Ok, l'ho piazzata di merda quella bomba. Ok, usiamo il Book of Shadows e finiamo la battaglia. Quindi, Soul Heart. Vediamo se questa è una Tinted Rock, tanto per... Non lo è, e possiamo andare giù da Sheol. Quindi, l'unica cosa da sperare adesso è di azzeccare la strada. E magari di non fare sti fail. Dato che la vita non è illimitata in sto momento. Ok. Quindi, Book of Shadow scarico. Potrei usare le bombe per skippare le stanze tipo questa. Tanto sono dei vicoli cerchi e non mi portano a nulla. E il boss, allora proviamo... Proviamo in boss. Ah, giusto, posso anche far lavorare Daddy Longlegs. Ora che ci penso. Sì, ok. Potrebbe essere da questa parte il boss. È una località molto da boss. Sì, ma siamo il buco sciato, perché... Come ho già detto prima, la vita non è illimitata. Oh, meno male un altro Soul Heart. E mi sono dimenticato di dirvi che Demeter aggiunge 50% di probabilità di spawnare Soul Hearts. Cioè che i cuori rossi siano Soul Hearts invece. Non a metà probabilità di spawn. Sì, lo so, sono un po' fatto mentre faccio sto video. Cioè, non proprio fatto. Sono un po' stanco, via. Puoi morire per favore prima di domani? Niente, non c'è verso. Oh, non crepa? Ok. Meno male che è crepato, se no venivo colpito un'altra volta. Questo è... Bolts of Steel. Ottimo. Grazie Daddy Longlegs, sei sempre di grandissimo aiuto. E come fa questo a non essere il boss? Me lo deve spiegare. Cioè, è una località da boss. Perché non c'è il boss? Vabbè. Questo gioco è strano a volte. Quindi se il boss non è di là, presumo sia verso la destra. Adesso va a finire che a sinistra, ma... Cioè... Prevedibilissimo, dai. Ok, mi potevo conservare il Book of Shadows per sta stanza, che è molto più incasinata di quella di prima. No, ok, forse... No, scherzavo. Sì, è incasinata, ragazzi. Ok, adesso non più. La Curse Room sarebbe un suicidio, quindi evitiamo... Dai, ti prego, fai spawnare il boss. Non è possibile che ogni volta che vado da Sheol il boss è dall'altra parte della mappa. Questo è High Priestess, speravo in un The Emperor. Dai, anche questa è una località da boss.
Ok, perfetto. Aia. Quindi, Satana non dovrebbe essere difficilissimo. Non vi assicuro nulla perché c'ho uno sputo di vita, ma possiamo usare due volte il buco Shadows grazie all'Habit. Possiamo usare i Priestess. Abbiamo 7 bombe. Possiamo farcela. Purtroppo niente polaro di invincibility, ma vabbè. Bomba. Siamo l'High Priestess. Ale. Quindi la prima fase non poteva andare meglio. È come un cretino preso danno. Oh già, usiamo il buco Shadows. Ok. Terza e ultima fase. L'unica cosa che devo sperare è che non mi spawnino quelle sanguisughe esplosive nel muso. Tipo adesso. Aia, devo usare il buco Shadows. Ok, ragazzi. Proprio a pelo ce l'abbiamo fatta, però va bene. Ok, ragazzi, spero che questa run vi sia piaciuta, anche se il commentary era un po' morto, lo devo ammettere. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per non perdere le prossime parti di Binding of Isaac, i prossimi video in generale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!